Diego Schweitzer, allora vittoria come da pronostico con Albino, però all'inizio così e così, com'è stata approcciata questa partita? No, io credo che assolutamente ogni partita presenta sempre delle difficoltà. Sapevamo che era una partita che non potevamo chiudere nei primi due quarti, anche perché Albino sicuramente con freschezza atletica, con la qualità di Bonvecchio e di Annucci ci avrebbe creato qualche problema, infatti così è stato. Sicuramente siamo stati poco organizzati in difesa, soprattutto in merito ai cambi sul pick and roll, dove spesse volte invece di togliere il palleggio resto e tiro abbiamo concesso a lei, al playmaker, di fare quello che più le piace, nel momento in cui poi abbiamo cominciato veramente a stringere in difesa, a cambiare alcune situazioni tattiche, poi la partita è anche girata. È chiaro che poi la panchina, la profondità del roster è stata una parte fondamentale della vittoria, però ripeto, di scontato non c'è mai nulla, sapevamo che Albino non aveva nulla da perdere, che sarebbe venuta qua a giocare veramente all'arma bianca, però dopo i 40 minuti insomma la differenza poi si è vista. Ma come hai detto, è sembrato che la panchina lunga alla lunga si è fatta sentire quando Albino ha calato le percentuali, inevitabilmente il divario è arrivato. Sì, sapevamo che non potevano tenere queste percentuali per tutta la partita. È chiaro che poi devo dirti che anche l'arbitraggio ci ha condizionato molto, nel senso che ha spezzettato tantissimo la gara e non ci ha permesso di difendere come ci piace, nel senso che ogni volta che c'era un contatto veniva puntualmente segnalato e i tiri liberi nei primi due quarti soprattutto sono stati molto un dato tecnico, diciamo, molto importante per Albino. Però va bene, insomma, cioè adesso pensiamo a goderci un buon Natale. È chiaro che abbiamo due partite importanti, perché Udine e Marghera sono due squadre che stanno cercando punti per risalire in classifica e anche per migliorarla, e non sarà semplice. A proposito di classifica, insomma, si chiude il girone d'andata con tre squadre al vertice. Ti chiedo anche a te, te lo aspettavi un campionato così equilibrato? O... Sì, sì, me lo aspettavo, perché diciamo che tutte le squadre, anche quelle che stanno lottando, diciamo, per prendere punti, hanno comunque quintetti molto interessanti per la categoria. Poi magari le panchine fanno un po' la differenza diciamo nel proseguo della gara. Però devo dire che nulla di nuovo. Secondo me Albino è una squadra che, quando sarà al completo con il nesto di Berkonimic adesso, sarà una squadra molto complicata da affrontare, perché avrà tante armi tattiche da poter inserire, diciamo, nel loro scacchiere. Detto questo, noi dobbiamo più che altro pensare a noi stessi e risolvere i nostri problemi, che comunque anche in una vittoria abbastanza larga stasera si sono a tratti evidenziati. Quindi credo che migliorare noi stessi sia un attimino la chiave di lettura più importante per il proseguo del campionato.